Com'è, Cree? Stava calando l'altra canna. Anzi, aspetta, ce la fai a spostare un po' il barchino? Sì. Un attimo, ragazzi, perché devo provare a spostare il barchino. Non abbiamo fatto neanche tempo a calare la seconda canna. Che è partita la canna di Cree. Quindi lascio il barchino un attimo di là, così, e vediamo l'evolversi. Ok, ti passo il guadino, Cree. Partenza un po' inaspettata, ragazzi, ve lo dico. Deve essere piccolina, perché partenza molto inaspettata. Il barchino è là, Cristian è qua. Cree, dacci qualche feedback. Ripeto, non deve essere molto grande. Ce la fai a scavalcare la tua canna, che così la inguadiniamo? Allora, di qua poi mi passi il guadino, che da qua riesco, sì, a inguadinare bene lo stesso. Allora, scendo giù anch'io. Mamma mia, sono senza il gimbal, tremerà un po'. Adesso ci sta dando. Immagine. Allora, dovrebbe essere qui sotto. Eccola, l'ho vista, sì, dallo schermo. Ok, Max, ho pure il bodino. Sì. Ce la fai senza il ramo? Sì, il ramo era compreso nel prezzo. Toglielo pure. Ok. Cattive però, Cree. Sì. Siamo sicuri che è piccolina? Non è molto grande. Eccola qua. Bene. Wow, le mie canne, ragazzi, sono ancora là, devo ancora calarle, e Cree ha già inguadinato. Bene. Ok. Allora, cava nuova, e si è fatto già vedere il primo pesce. Siamo venuti a fare dei sopralluoghi, comunque. Sì. Intanto però già non è male. Già non è male. Eh no, ti vedo felice. Vabbè, ma che bocca che ha. E ce ne sono i più grosse qua, Sì. Tu guarda di là. Ma guarda quanto è lunga, sono le torpedo ste qua. Sì, ci avevano detto che... italiche. C'erano quel ceppo lì di carpe. Scusa, Cree. Wow, guarda quanto è lunga. Stupendo, sto pesce. Bene, dai, rilasciamo e ricaliamo allora. Bene, ragazzi. Guarda, sono qui vicino. Vai, vai. A questo punto faccio direttamente così. Abbiamo l'acqua praticamente ai piedi. Ragazzi, primo pesce pronti via. Uh,
si vola. Mettimi a pescare l'altra canna, dai. Bene ragazzi, siamo riusciti a ricalare l'ultima canna, adesso abbiamo calato tutte le canne. Sta tornando indietro il nostro mitico AT1. E voilà! Che senza le luci, ragazzi, qui in questa cava sarebbe un grossissimo problema. Veramente, cioè, io già perdi gli occhi per calare? Io adesso vi faccio vedere. Un attimo, perché volendo va anche sui sassi. Allora, guarda, è sufficiente anche qua. Spegni tutto? Sì, c'è perché lo illumino io, ma se... No, guarda, vado più avanti sparisce. Sì, mamma mia. Accendi? Eccolo là. No, veramente senza luci, ragazzi, sarebbe... Sì, ma la cosa bella è che ha le luci dal radiocomando, perché se te le dimentichi spente quando sei fuori, ciao. È quella la figata. Bene. Ciao ragazzi. Adesso bentornati su Crimax. Allora, come avete visto, c'è stato già movimento, ma prima di parlare di questo facciamo un passo indietro. Dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Oggi spiego io dove siamo, perché sono veramente innamorato già di sto posto. Siamo. Sì, siamo, ma io veramente, poi vabbè, ovviamente parli anche tu e dici quello che pensi anche tu di sto posto. No, perché è difficile non amare sto posto, ragazzi, davvero. E allora, avevamo fatto una storia su Instagram dove avevo inquadrato lo spot in cui siamo stasera, che non sarà facile vedere perché con, vedete, buio pesto, anche se ci sono i fari qua davanti a noi. Comunque siamo su una cava privata, abbiamo la fortuna di poter venirci a pescare perché chi gestisce questa cava ci ha dato l'opportunità di venirci a pescare. Quindi non è aperta al pubblico, non possiamo divulgare dove siamo per rispetto di chi ci ospita. Ci hanno esplicitamente chiesto di non... Esatto, quindi... Però, avendo la possibilità di pescarci, possiamo, ragazzi, fare dei video, esatto. Possiamo farvi vedere comunque un posto nuovo, esatto. Farvi vedere esemplari nuovi, anche se parliamo sempre di carpe. Sì, sì. Però, insomma... Allora, la carpa che avete visto prima è la taglia media dei pesci che ci sono qua dentro. C'è qualcosa di più grosso anche e qualcosa di più piccolo, ovviamente. Prima di parlare del pesce, però, bisogna dire che ci sono molte complessità su questa cava. Io parlerei di fortuna. Appena arrivati, pronti via, dovevamo calare ancora le mie canne, è partita la canna. Adesso ovviamente vi spieghiamo anche come... Esatto. Ci siamo approcciati a questa cava, perché ricordiamo sempre che siamo qui tre ore. Durante il video vi parleremo proprio delle insidie che ci sono e di come ci siamo approcciati stasera. Quindi io lo battezzerei come colpo di fortuna. Prima volta, appena calata la seconda canna, è partita. Quindi non facciamo gli esperti del momento. Per me è stata fortuna, Gri. Sì, sì, beh. Ci può stare, che fatalità. Ci può stare, come chi butta la canna in acqua e prende la 30 kg al primo colpo, noi stasera ci è andata così. Quindi adesso finiamo le ultime due o tre robe, mangiamo e nel corso del video vi spiegheremo tutto quello che ci sarà da sapere. Sì, poi non ce l'hanno data come è facile. No, anzi. Quindi ci hanno detto che... E che adesso sembra che sia... Ah, cioè, invece no, ragazzi. Ci hanno detto appunto che può essere che in giornata si facciano 10 pesci come anche niente. Due, come uno. Per quello dico, è un colpo di fortuna questo. Perché, insomma, dietro c'era anche chi ci stava un attimo assistendo, che gestisce, e insomma ha detto, ah però... Quindi non siamo i fenomeni di turno. Questo è un colpo di fortuna, ragazzi. Il fattore ci è passato un attimo. Esatto, quello che ogni tanto noi ci manca stasera ci ha proprio abbracciato. Bene ragazzi, il video parterà qua. Adesso vi facciamo vedere come ci siamo sistemati, come stiamo pescando, e pian piano parleremo di che cosa c'è dietro questa cava e tutte le sue insidie. Via! Allora, questo è il famoso corridoio che avevate visto sui post per chi ha Instagram, ragazzi. Allora, in questo momento abbiamo la cava davanti. Quindi abbiamo proprio la cava davanti e c'è questa isoletta, semi-isoletta, insomma, che entra un attimo nella cava, che ci permette di pescare a sinistra. Diciamo che manca acqua. Beh sì, manca tanta acqua. Ci permette di pescare sia a sinistra che a destra. Ripeto, questi sono i lati della cava. Questo e quello. La cava si sviluppa in lunghezza. Su 7 ettari circa. Sì, 7 ettari più o meno. Allora, Max ha messo le canne qui sopra perché lì sotto non riusciva, i picchetti si sprofondavano tantissimo, quindi si è messo a pescare, insomma, sopra qui il corridoio. Invece io fortunatamente sono riuscito a piantarli lì tranquillamente. Allora,
vedete che abbiamo anche il barchino. È già qua. Sì. Perché non ragazzi, adesso vi spieghiamo anche il perché ovviamente abbiamo portato il barchino e quant'altro. Come accennato prima, intanto le sentiamo saltare, abbiamo portato via la T1 perché la cava non la conosciamo, quindi ci aiutiamo con l'eco scandaglio montato nella T1, il dipper, per vedere un po' com'è sotto, le profondità, se c'è ghiaia, se c'è sabbia. Effettivamente ci sono molti... Hai usato pop-up di pate? Sì. Si vede, Cri. Dove la mano faccia... Sì, la mano. Vai, continua, scusa. Quindi abbiamo trovato, ci sono molte lingue di ghiaia e ovviamente si alternano punti dove c'è, diciamo, sabbia. Quindi sostanzialmente stiamo calando sulle zone dove c'è la ghiaia. Quindi la T1 ci accelera un po' questi tempi, appunto pescando ovviamente, come vedete, sempre dopo lavoro, anche perché la cava non è vicino a noi, una piccola premessa, abbiamo un po' di strada da fare per arrivare qui, quindi non è proprio vicina. E quindi ci siamo serviti della T1 per andare meglio a calare, a essere precisi nella calata, nel punto, perché appunto essendo in una cava qua ferma c'è questa possibilità. E come pastura invece non stiamo pasturando con boilers, con pellet, stiamo usando una pastura molto semplice, ovvero il fioccato e il mais, perché ci hanno detto che qui non ci pesca praticamente nessuno a parte proprietari, insomma quelle 3-4 persone che vengono qui, ma sostanzialmente non c'è molto pressione di pesca, quasi poca, quindi abbiamo preferito fare una pasturazione, diciamo, base di fioccato e di mais. Adesso ve la faccio anche vedere, solo che l'abbiamo un po' addolcita con delle mainline tritate, quindi è veramente molto dolce anche come gusto, come profumo. Adesso vi faccio vedere cosa abbiamo fatto. Quindi basta, le canne abbiamo calate. Adesso ovviamente speriamo che parta qualcosa. Vi faccio vedere la pastura. Eccola qua, ragazzi. Misto di mais, fioccato e, se non so se si nota ovviamente, dentro ci sono, io vedo dei cosi rosa. Ci sono appunto dei pezzi di boilers, visto che peschiamo con le mainline, abbiamo tirato le mainline per far un po' capire che abbiamo quell'esca lì, quindi per ricordare un po' il pesce. Molto basilare come pastura, però. Sì, questa sta calando così, messa sul barchino sopra, ovviamente senza sacchettini. Stiamo usando inneschi rigidi, ma adesso nella parte degli inneschi e boilers che stiamo usando, insomma, ve ne parla Max. Allora ragazzi, come vedete dietro di me ci sono solo alberi. Non so se si vede. Cri, si vede? Sì. Cioè, guardate che roba, vi illumino. Guardate, siamo veramente immersi nella natura, quindi veramente bello, è una cava che è situata proprio dentro, possiamo chiamarlo un piccolo bosco perché è tutta circondata, è dentro un bosco. Ecco, è tutta circondata da alberi, canneti, ci sono dei viali che sono bellissimi perché noi l'abbiamo girato, ovviamente siamo venuti a fare dei sopralluoghi e un domani verremo a pescarci anche con la luce, quindi riusciremo a mostrarvela meglio, faremo anche magari un giro. Insidie di questa cava. A parte essere tutto al buio, quindi non ci si vede niente se non ci si porta una torcia, quali sono? Tartarughe. Tartarughe è affollatissima, purtroppo, è veramente pieno di tartarughe. Infatti ci hanno consigliato di controllare spesso gli inneschi perché sono aggressivissime. Quindi mangiano anche le retine, le wrap, le guaine. Bisogna controllare spesso gli inneschi. Infatti, fra un po' andremo a controllarli. Un'altra insidia è il pesce di disturbo, perché ci sono bass, ci sono pesce bianco, insomma. Quindi non è semplice restare in pastura e restare in pesca. Proprio per questo il pellet oggi non esiste. Uno, perché un pellet mi richiama fortemente le tartarughe, e due, perché mi va a richiamare anche il pesce di disturbo. Quindi queste sono due delle insidie che ci sono qua dentro. Insidie molto più importanti sono tronchi, alberi sommersi, rami che veramente si vedono anche quando è giorno, che emergono dall'acqua, quindi sono quelle zone dove le carpe vanno subito a rintanarsi una volta allammate. Bisogna pescare veramente con le frizioni chiuse, perché stiamo pescando su alcune canne proprio a ridosso di questi alberi e la frizione è veramente chiusa.
Quindi queste sono le insidie di questo meraviglioso posto. Io dico meraviglioso, voi purtroppo non potrete ammirarlo così come l'abbiamo ammirato noi di giorno, però ce ne sono tante. E quindi ci sono i gamberi della Louisiana, addirittura ci hanno detto, che sono voraci anche quelli. Fortunatamente sono tenuti un po' sotto controllo dai bass e dalle tartarughe, però ci sono anche loro. Detto questo, tra un po', durante il video, vi facciamo vedere come abbiamo approcciato a livello di inneschi e di rig. Intanto volevo spiegarvi quelle che sono le insidie che ci troviamo davanti. Quindi per quello ho anche detto prima, siamo stati un po' fortunati, pronti via, che eravamo appena arrivati ed è partita la carpa, perché non è cosa facile qua comunque. E poi magari c'è la giornata dove ne fai 10 su un giorno intero, ma noi siamo qua 3 ore, quindi per quello parlavo di fortuna. Bene, adesso vado a mangiare io, perché Christian ha già mangiato, io no, e ci vediamo dopo, speriamo, con un pesce in culla. Allora ragazzi, questo è il corridoio che dobbiamo fare per arrivare nella postazione. Come vedete è veramente buio, non si vede niente. Fortuna che siamo attrezzati bene con faretti e quant'altro. Eccoci qua, ci siamo messi qui comodi ragazzi a sistemarsi un attimo due righe, che non avevo mai tempo tra lavoro una cosa e l'altra, perché all'interno di questa cava c'è una piccola casetta, e appunto venendo qui ci hanno detto che possiamo tranquillamente star qui, quindi essendo che c'è la luce, essendo che ci sono appunto c'è un tavolino bello comodo, ci siamo messi un attimo qui a mangiare, a farci un caffè, un attimo tranquilli. Nel frattempo sto preparando i rig. Visto che sto preparando i rig, vi faccio vedere con che rig sto pescando. Un attimo, eccolo qua, perfetto. Allora, sostanzialmente ragazzi è uno spinner rig e un combi rig. Eccolo qua, combi rig e spinner rig. Sto usando le pop-up, sempre della mainline, che secondo me ragazzi per queste cave qui sono, cioè è proprio l'esca per la cava. Pop up ragazzi di Pata, da mesi nell'orange IV, ed eccola qua, un bellissimo spinner che non tradisce praticamente mai. Con questo ho preso la carpa che avete visto prima, la lamata era perfetta. Purtroppo la boiler si è staccata, si stacca in combattimento ragazzi, perché da qui non si muove. Però ovviamente la carpa, muovendosi e dimenandosi, provoca una forza tale che appunto la toglie. Però vi garantisco che ora sto tirando e non sta venendo via. Questa e ovviamente le essenze LB di Pata, che è queste qua. Io ultimamente sto pescando così ragazzi, perché come sapete ci siamo affidati a mainline e stiamo cercando di valorizzare bene tutte le palline, quelle che abbiamo scelto di provare prettamente sono l'essenza LB e poi tutta le spissicrave e tutta la gamma poi delle pop up ovviamente, però diciamo che l'essenza LB mi sto veramente trovando benissimo, e stasera sto provando a usare le pop up anche dell'essenza, e ho preso la carpa che avete visto, quindi vanno da Dio. Quindi ragazzi niente, spinner combi rig, e adesso spero di prendere anche con il combi rig, così sono sicuro che ho fatto un buon lavoro anche lì, e basta, adesso io ho finito e adesso vi faccio vedere Max, perché anche lui so che si deve sistemare due cosette, quindi vi spiego anche lui come si è organizzato. Allora ragazzi, io i rig veramente me li ero già preparati, perché ho una vasta scorta di rig. Dovevo solo sistemare, non perché... mai tempo. No, vabbè. Un giorno mi sono messo e sono andato giù di cattiveria, come vedete, e mi dovevo solo sistemare, perché che cosa ho fatto? Questa è una piccola cosa che mi è molto comoda. Praticamente nella Rig Safe mi sono messo un'etichetta, non so se si vede, dove ho scritto barbless e barbed, ovvero con ardiglione e senza ardiglione, perché in base a dove vado a pescare almeno ho i rig sia pronti, quelli con l'ardiglione e sia quelli senza l'ardiglione, e non sto ogni volta lì a vedere se c'è l'ardiglione. So che qua nel primo scompartimento sono quelli senza e nell'altro invece quelli con, mentre in questa
rig safe, ho solamente i combi rig, quindi ho gli spezzoni di boom, ho tutti gli spezzoni di loop già pronti e questa qua la dedico solamente ai combi rig. Stasera io, a differenza di Cree, sto pescando con tre canne, perché ho visto uno spot sul sottoriva molto interessante, proprio a ridosso di un mega cespuglio che esce fuori dall'acqua. E come sto pescando? Bilanciate e senza l'IB, anch'io stasera, perché comunque è molto dolce la pasturazione che abbiamo usato, tra fioccato, mais e qualche boilies sbriciolata che ha messo Christian, era molto dolce, ma più che altro perché stasera andare con qualcosa al pesce speziato, avevo paura, anche parlando con Cree, che potesse attirare tanto le tartarughe e i pesci di disturbo, che come ho detto prima qua sono presenti in maniera massiccia. Quindi essenza le B bilanciate, e su tutte e due le canne che ho verso il fuori, mentre su quella sottoriva ho provato a usare due chicchi di mais finto, proprio perché si confondessero con il mais e il fioccato. Quindi questo è stato il mio approccio. Vediamo se anche dalla mia parte, anche se appena arrivati abbiamo notato che tutto il movimento era verso la zona di Cree. Quindi spero che con l'andare avanti della serata si spostino un po' anche dalla mia zona, altrimenti la prossima è la mia, anche se parte sulla canna di Cree, sapete che noi facciamo una volta a testa, che così andiamo a casa tutti e due contenti. E basta, quindi adesso facciamo due chiacchiere io e Cree, ci improntiamo alle prossime sessioni, speriamo di essere disturbati da un pesce che parte. Vai Max, vola! Cazzo! Madonna che corsa! Mi sono sbagliato anche! Allora! Verso tre reni! C'è! Mamma mia! Mamma che corsa ragazzi! Qual è l'altra? Sì! Max! Solo che io devo rifare una corsa di là. Mamma mia ragazzi, ho perso 3 anni. Allora ragazzi, vi lascio un secondo perché ho lasciato una cosa di là che devo assolutamente andare a prendere. Ho perso 3 anni di vita. Ok Max, arrivo. Sì. Mamma mia, sta venendo sul panino. Sì, come un po' come la tua, non. Cos'è? All'inizio combatteva forte. Mamma mia ragazzi! Si è un po' rallentata, è andata tutta a destra. Meno male che non ha puntato i rami. E corse! Eccola! E anche prima sai, verso la fine. Eccola! Sì, però ragazzi, canne calate col barchino vicino alla sponda questa. Mamma. Perdonatemi. Dimmi se sono in acqua, Cree. Cosa? Dimmi se sono in procinto di andare in acqua perché sta andando tutta a destra. No. Non riesco a contenerla. Tu stai lì. Oh, che corsa, ragazzi. No, perché ci hanno detto che ci sono anche degli storioni, mi sembra, qua dentro. Che corsa. Mamma mia. Oh, che bella. Ah, grazie, Cree. Ah, sì. Eccola! Madonna! Cree, devo aver perso un polmone e il cuore là in fondo. Se sono due miei per terra. Ok, dopo li raccogliamo.
Wow, vieni qua. Magari tira sul guadino qui. Wow, wow, wow. Oh, che bella. Bene, 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 bene. Mamma qui. Ossigeno. Ossigeno. Bene. Ragazzi, la mia pallina che non mi tradisce mai. eccola là, l'essenza di bici. Ah, con il chicco di mais finto, me l'ho dimenticato. Questa chicca di chicco. Intanto. Bene. Porca miseria. Cucù essenza libì. Cucù. Come ho detto, ragazzi. Combi rig, Cri. Sì, combi rig, ho detto. Hai visto? Sei contento? Ok, ragazzi. Allora, andiamo a vedere quest'altra bella carpa. Che pesci, ragazzi. Che lunghi. Guarda che lunghi. Spettacolo. Guarda che lunghi. Sì, ci hanno detto che il ceppo è quello... Guarda che bocca. Il torpedo. Guarda che bocca. Guarda che bello, sono lunghissime. Ah beh, cavolo ragazzi, adesso non è più fortuna, insomma, adesso ci siamo. Avevamo studiato bene gli spot. Wow, 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 sono proprio contento. Aspetta Max, mi metto un po' meglio. Sì, sono proprio contento. Eh sì. Ehi, c'è tanta di quella forza sta carpa, ragazzi. Ecco, così forse è meglio. Sì, sì, sì. Ok, dai, andiamo a rilasciarla. Fai tenere un po' più dritta. Andiamo a rilasciarla. Così che... la vedo. Ecco. Che lì è questo il problema. Sì, sì. Beh, comunque, ragazzi, cioè... Guarda che bella, Cri. Si vede comunque che guarda sono che bella. Pesci guarda che la coda. Sono toccati. Guarda che bella. Bellissimo, bellissimo. Ok, ragazzi, andiamo a salutarla. Facciamo un attimo che si riossigeni. Eccola. Ok. Ha fatto un bel combattimento, Cri. Sì. È stanca. Tanto stanca. Grazie, bella. Faccio. Che corsa. Cri? Com'è? Allora, ti sei ripreso dalla corsa? Adesso. Ok. Comincio ad avere i battiti regolari adesso. Ok, perfetto. No, sto... Adesso vado a ricalare la canna che è partita prima, quella un po' più in fondo, quella sopra la ghiaia. La ghiaia. E quindi vi faccio vedere appunto come abbiamo posizionato l'innesco sul barchino e la pastura sopra. Però c'è una cosa prima che mi sono dimenticato anche nel video precedente di farvela vedere, ve la mostro adesso, ragazzi. Sì, dai, che non sia una tartaruga questa, non lo so, un attimo solo, ragazzi, perché beh, vai, se parte, allora, ci giriamo. Stavo dicendo che anche nel video precedente che abbiamo fatto in fiume mi sono dimenticato di farvela notare questa cosa. Vi ricordate che nel video delle bombette vi parlavo del mio nuovo approccio sulla montatura che mi ha suggerito un caro amico? Bene, da quella volta lo sto utilizzando sempre e funziona, ragazzi, funziona. E come vedete, adesso vi faccio notare, l'innesco qui è così, se io vado, se arriva la carpa e mangia, come vedete non sente alcuna trazione, il piombo è fermo qui, ma la carpa prende l'innesco, va, non sente resistenza. La sente quando io dall'altra parte c'è Max. Un attimo, perché era incalata, scusate ragazzi, un secondo. La sente solamente quando io dall'altra parte vado a ferrare, allora il piombo fa da contrappeso e praticamente va alla Mars. Quindi la carpa prende, mangia e non sente niente, sente quando ferro. E ragazzi, sta funzionando sta cosa. Adesso non è che sto prendendo per questo, però secondo me questo tipo di approccio fa sì che la rende molto meno sospettosa di quello che magari potrebbe essere quando abbiamo un piombo fisso qui e sente subito il peso.
Niente ragazzi, questa piccola cosa adesso vi faccio vedere. Beh, appunto, però qui fatalità, le mie non sono ancora partite e le tue sì. Sì, qui poi anche in fiume l'altra volta ancora, quindi sta funzionando questa cosa. E sa che fiume, proverò anch'io. Sì, sì, veramente una cosa valida ragazzi. Poi dopo nel dettaglio magari vi faccio vedere meglio la montatura. Adesso vi faccio vedere che facciamo qui. Allora, innesco. Solito procedimento. Devo inserire l'innesco, ovviamente rig rigidi, quindi spinner rig con tutto il boom, oppure il combi rig, io lo faccio con sempre il boom e metto poco, sarà un centimetro e mezzo circa di trecciato, non ne metto molto. Adesso ragazzi, Cri, come mai non hai la pallettina? È rotta. L'ho rotta oggi mentre preparavo la pastura. Si è rotta. Benissimo. No, si è rotta, l'ho rotta. Come vedete ragazzi, questo bidone era pieno, abbiamo fatto 5 calate e ricalato altre due volte. Esatto, perché poi quindi 7 in totale, non stiamo mettendo tanta roba. Anche perché è una cava, l'acqua è ferma, quindi. Bene ragazzi, questo è quello che stiamo facendo. Adesso li butto in acqua e vado a calare la canna. Questa era quella di qua. Perfetto. Metto un attimo in muto il decking, sennò facciamo il disastro. Ok. Bene ragazzi, vado. E luci? Senza luce è impossibile ragazzi. Più a destra, Cri, più a destra devi andare. Aspettate un attimo che rimuovo un po' la frizione perché... Grazie. Sì, ho la pila scarica, purtroppo mi sono dimenticato di caricarla. Ho ritrovato il buco, eccolo lì. C'è uno spot lì che avevo visto prima, io voglio andare lì. Niente, c'ho la torcia scarica, me la tengo per i combattimenti. Comunque ci sei. Bene. Apri l'archetto. Ottimo. Qua c'è qualcosa che mi sa che... Bisogna che vieni a tirare su sta canna, Cri, perché secondo me c'è una tartarughina. Arrivo. Ok. La T1 sta rientrando, calato abbiamo calato, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, allora sto recuperando perché, come avete visto prima, mentre Cri spiegava la sua montatura, la mia canna continuava a suonare. E adesso vediamo un attimo il discorso. Prova dal 9. Vediamo che cos'era successo, la pallina c'è però, Cri. Vediamo. No. Porco allora. Miseria. Guarda che roba. Aspetta. Guarda. Aspetta, ti indurò. Guarda che roba. Guarda, sia da una parte che dall'altra. Guarda. Mi hanno cavato via un pezzo. Sì. Guarda che roba qua. Ci hanno detto delle tartarughe. Guarda. È tutta mangiata. Niente, cambio. Però, guardate. Vieni, Cri. Per chi è dubbioso, con le bait screw comunque la pallina rimane. Guardate le tartarughe cosa hanno fatto. Sì. Mamma mia, mangiata proprio. Questa è piccola. E sì che è una pop-up. Ok, va bene. Pronti a cambiare, signori? Bene, ragazzi. Allora,
volevo fare una precisazione, perché sicuramente qualcuno di voi ovviamente potrà scriverlo, no? Se non lo dico. La Tiger. Perché non pescate con le Tiger, visto la presenza di tartarughe, gamberi, pesci di disturbo. Allora, è una cosa che volevamo fare, ma come avete visto, la pallina pop-up, come è stata ridotta, ci hanno detto che in egual modo attaccano le Tiger come se non ci fosse un domani. Quindi ci hanno consigliato di non usarla neanche la Tiger, perché viene veramente attaccata e devastata. E mentre se una pop-up è comunque un po' più, secondo me, secondo il mio parere, un po' più resistente, perché una Tiger, una volta che arriva a tartaruga col becco e la prende bene, la apre in due, mentre la pop-up deve comunque rosicchiare, perché è molto più compatta, c'è tutta la farina che... Quindi ci hanno veramente sconsigliato di usare le Tiger, perché tanto le tartarughe le mangiano lo stesso. Quindi per quello una delle mie canne l'ho buttata col mais finto, proprio per, se fosse stata una disavventura invece che un'avventura, avere almeno una canna su cinque con un innesco differente, perché non penso che vadano addirittura sul mais finto. Quindi volevo fare questa precisazione, perché sennò molti di voi potevano scrivere: ma usate le Tiger con le tartarughe, che è giusto, con i gamberi è giusto, però qua chi ha provato e quelle pochissime persone che ogni tanto vengono a pescare ci hanno detto che anche con le Tiger è un disastro. Quindi adesso proverò a ritirare su anche le altre due canne, perché a questo punto ho il forte sensore che dalla mia parte ci sia un habitat un po' diverso che da quello di Cree, perché Cree non ha mai avuto problemi stasera, quando ha recuperato le canne con i pesci o anche prima che ha fatto un piccolo check, le sue palline erano intatte. La mia fatalità era disastrata, quindi adesso mi appresto a tirare su le altre due e vediamo come... No, l'altra, perché una è al chicco di mais, quindi... E vedo come è messa, perché ho paura che prima sentivamo i pesci di là e non di qua, forse di qua c'è una popolazione un po' più avanzata di tartarughe e sono forse un po' fuori pesca, perché sì, non ho sentito grossi salti o false partenze proprio, erano proprio tartarughe. Vediamo. Allora, Cree, c'è? Sì, c'è. C'è? Sì. Mi ricordo che voglio darla qua. Guarda qua. C'è? Sì, se no è più piccolo. Eccola là. Sì, infatti. Ma tutto fa brodo, Cree. Eccola qua. È la terza. Allora, sembrava una carpa, poi invece mamma mia, un carassetto che da... Che petardo, ragazzi! Da un chilo. Porca miseria! Un chilo è qualcosa. Mamma mia! Ma assomiglia tanto a una carpa, assomiglia, eh. Sì, ma... È un carasso, vedi? Però. Facciamo vedere bene, ma sì, non sì. Ha... Un carasso. Un incrocio, tipo, non so, ma è enorme. Sì. Mamma mia! Vabbè, ragazzi, visto anche questo. Visto, piaciuto. Porca miseria. Interessante. Bene. Bene. Allora, sessione che... Soddisfacente. Sì, finisce qua. Noi dobbiamo ancora tirare su tutte le canne. Si sa mai, parta qualcosa intanto. Però, sessione finisce qua. Come prima volta non è andata male. Sì, come posto nuovo per noi non è... assolutamente andata male. Due carpe sono uscite, un carasso da un chilo e mezzo. No, la cosa che mi piace è che sono pesci diversi. Sono pesci che hanno, cioè, tornate indietro, riguardatevi il video, hanno veramente bocche e pinne. Non ci ovviamente pesca nessuno, ci pesca nessuno, quindi sicuramente adesso magari tornando, perché torneremo ancora. Sì, perché vogliamo anche pescarci di giorno, quindi sì, più che altro perché vorremmo farvi un po' capire tutti quegli ostacoli che sono presenti, esatto. Qui farvi vedere dove abbiamo calato, esatto. Farvi vedere tutti gli spot, perché ce ne sono tantissimi di spot qui, esatto. Molto belli, sì, sì. Quindi abbiamo piacere, non possiamo ovviamente
andare su molto con il drone, questo ve lo diciamo già, quindi saranno tutte quante riprese altezza uomo, esatto, e perché appunto non vogliamo far vedere tutta la cava, perché ci è stato chiesto appunto di non farlo, quindi esatto, però posto merita, posto merita, ragazzi, merita. Veramente bello, anche perché stiamo pescando in una parte di una cava. Sì, perché i 7 ettari di cava praticamente vengono divisi da una lingua di terra, e quindi dall'altra parte davanti a noi c'è un'altra cava che magari nel corso dell'anno, diciamo che adesso la missione sarà di scoprire questo posto. Esatto, quindi sicuramente ci torniamo, può essere settimana prossima, come fra un mese, non lo sappiamo, vediamo un attimo in base anche agli impegni lavorativi e familiari, però questo posto adesso vogliamo studiarlo un po', perché comunque la taglia che abbiamo preso è la taglia media, c'è qualche picco ancora un po' più alto, quindi l'obiettivo è quello di cercare di prendere quelle un po' più grosse, ma già queste insomma erano di tutto rispetto, perché erano veramente lunghe. Già venire qui a catturare, sì, prima allora, sessione pronti via, esatto, sono contento. Esatto, sì, soprattutto perché se la prima era fortuna, perché pronti via, arrivi, fai il pesce, insomma un po' di fortuna c'è. La seconda già vuol dire che eravamo sullo spot giusto, allora avevamo scelto gli spot giusti, e tartarughe abbiamo visto che ci sono, perché io poi fatalità ho tirato su un'altra canna, non sto a farvele vedere tutte le palline mangiate, ma anche quella aveva subito forti danni, quindi la prossima volta userò le wrap sicuramente, perché adesso tirerò sulle canne. Che molti di voi diranno, ma perché non avete usato le wrap questa volta? Perché volevamo vedere la situazione, esatto, quanto grave era. Esatto, esatto. No, più che altro perché ci hanno detto che mangiano anche le wrap, quindi a questo punto ho preferito lasciare la pallina neutra e sperare che qualcosa partisse. Così è stato per Cree, però abbiamo notato una roba, dalla mia parte c'erano tartarughe, dalla sua parte le palline erano intatte, quindi cosa vuol dire? Boh. Anche l'ultima del carasso che abbiamo preso, la pallina che l'ho vista era integra, quindi non aveva nessun tipo di mangiata, esatto, fisicata. Esatto, dalla mia parte invece si sono divertite. Comunque dalla prossima volta wrap, ritorniamo appunto per studiarla bene sta cava, quindi vedrete qualche altro video sicuramente, perché comunque è un posto meraviglioso. Speriamo che la prossima volta sia di giorno, così riusciamo anche a orientarci anche noi, perché di notte qua veramente è buio, pesto, sì, e col barchino vai via con gli occhi ora che lo segui fino in fondo, quindi infatti adesso dovremo adottare un sistema mega torcione sul barchino, sì, per forza, perché se no vediamo dove andiamo a sbattere contro i rami, perché ci sono tronchi in acqua. Muniremo a T1 di videocamera e farete la prossima volta, vediamo se riusciamo, sì, a fare questa cosa, perché veramente se no è un po' un casino, quindi cioè, illumina però i tronchi in acqua non li vedi da qua, quindi è un po' impossibile, cioè lui illumina quando arrivi sulla sponda è ok, ma il tronchi in acqua lo vedi quando ci sei sopra, quindi esatto. Noi più o meno avevamo visto dove volevamo calare e sapevamo che avevamo la strada libera se andavamo dritti, ma con questo buio ti perdi. Adesso probabilmente più andiamo avanti più arriva le nebbie, quindi ci sarà anche questo problema. Speriamo di venire anche di giorno e farvi vedere. Detto questo ragazzi, sessione per me è stata una gran bella sessione, perché per la prima volta non è andata assolutamente male, un'ennesima conferma che le pop-up funzionano e senza l'ID funzionano alla grande e basta. Che dici Gri? Andiamo a nanna? Andiamo a nanna, perché se dobbiamo mettere via tutto. Esatto, esatto. Abbiamo più di un'ora di strada da fare ragazzi, quindi noi adesso sì, vi salutiamo. Vi diamo appuntamento al prossimo video. Vi ricordo ragazzi che in descrizione sotto qui nel video trovate i nostri contatti, trovate l'attrezzatura che ci chiedete spesso cosa usiamo, la trovate, esatto, qui in descrizione. Esatto. Nei commenti ragazzi, se avete dubbi, se avete qualcosa da chiederci, ma ormai vediamo che lo fate praticamente tramite i social, quindi esatto, ecco, basta che non ci chiedete dove siete perché non possiamo rispondere, quindi ecco, quindi già partiamo, ricordatevi con che un commento in meno, esatto, esatto. E ovviamente questa, ragazzi, mettete un like perché ce lo meritiamo, ci volete bene, esatto ragazzi, al prossimo video prima che sia tutto, ciao, ciao!